Futoshi Matsunaga, un assassino seriale che truffò e torturò diverse vittime tra il 1996 ed il 1998. Fu condannato per vari omicidi e operò questi suoi delitti con una sua complice, Junko Ogata. I crimini di Matsunaga sono stati così atroci che la maggior parte dei media giapponesi si rifiutarono addirittura di riportare la vicenda nei dettagli. Molti scrittori, tra cui Ryuzo Sacchi, hanno pubblicato dei libri che raccontano nei particolari i reati commessi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questa storia è talmente paradossale, cioè è terribile quello che questo uomo è riuscito a far fare a determinate persone, manipolandole, era proprio un mago nel manipolare le altre persone. È riuscito addirittura a far sterminare a una ragazza la sua propria famiglia. E questa serie di crimini terribili di cui andrà a macchiarsi senza nemmeno sporcarsi direttamente le mani è andata avanti per veramente tanti anni. La maggior parte delle informazioni le trovate da questo canale, che vi lascerò poi in descrizione tra le fonti, e da altri testi che ho letto per poter affrontare al meglio questo tema. Questo è un video che mi è stato richiesto su Instagram, quindi ringrazio moltissimo la persona che me l'ha richiesto. Comunque, in ogni caso, se avete dei crimini che volete che affronto, scrivetemelo magari qui sotto nei commenti o via Instagram, che magari in futuro ne tratterò. Prima di iniziare con questo video, se volete supportare questo canale, vi pregherei di lasciare un mi piace e vi ricordo che io pubblico nuovi video tutti i lunedì e il giovedì all'una di pomeriggio su questo canale e il sabato sul mio canale, quello di cultura giapponese, dove cerco di trattare un po' di attualità, ma anche e soprattutto di leggende legate al folklore. Quindi, se vi interessa anche quella tipologia di video, vi ricordo che sabato alle 11 ci sarà un nuovo video su quel canale. E inoltre, chi volesse, ho anche iniziato un canale di cucina italiana in giapponese. Boh, se volete fare un po' pratica con il giapponese o se vi interessa vedere come cucino, potete andare anche su quel canale. Sto un pochino temporeggiando nel fare questo video perché in realtà vorrei iniziare, ma so che questa storia mi farà stare male, non lo so, è che di ultimo quando sento queste storie comunque legate al Giappone mi sento veramente chiamato in causa e mi sento schierato in prima persona quando ne parlo, quindi un po' mi spaventa l'idea. In ogni caso, ragazzi, adesso stiamo per iniziare con questa storia. Vi dico già che questo video sarà molto lungo perché ci sono una serie di dettagli che voglio condividere con voi e voglio veramente fare un riassunto ben accurato di quello che è successo perché voglio cercare in qualche modo di capire che cosa ci fosse dentro la mente malata di questo uomo, che per certi versi mi hanno molto ricordato il comportamento di uno dei leader di una delle sette più spaventose del Giappone, Om Shirikyo, appunto il capo Shoko Asahara. Il Giappone è un paese sempre idolatrato per la sua tradizione culinaria, servizi impeccabili e per i suoi panorami mozzafiato. È anche spesso definito la terra del sollevante, ma come ci insegna Kingdom Hearts, è solo nella luce che si possono vedere le ombre. E proprio per questo ho deciso di affrontare questo caso. Ci sono molti casi giapponesi che sono diventati famosi anche all'estero, per esempio quello di Junko o anche quello della famiglia di Setagaya che è stata sterminata, di cui ho fatto un video. Tuttavia c'è un caso che non ho visto ancora trattato in italiano, perlomeno, è proprio il caso di Futoshi Matsunaga. Tra l'altro dovete sapere che il Giappone, essendoci così pochi criminali, solitamente quando c'è un assassino particolarmente famoso, se tipo per esempio chiedi a un mio amico giapponese, ma conosci, che ne so, la donna che è stata condannata per aver avvelenato il curry a Wakayama? Tutti la conoscono. Mentre quando si tratta di questo caso, questo di Futoshi, molti giapponesi non ricordano il caso. Il caso di cui tratteremo oggi è iniziato a Fukuoka. Fukuoka è la sesta città più grande del Kyushu, che è la parte del sud del Giappone. È un posto veramente famoso per la sua cucina, oltre che per i suoi scenari, perché appunto dà proprio sul mare, ha una costa molto bella. Io sono anche stato lì, grazie all'ente del turismo che mi ha invitato proprio per fare una promozione a Fukuoka qualche anno fa. In ogni caso, nel 1961, il 28 aprile, è nato Futoshi Matsunaga e dovete sapere che era un ragazzo estremamente brillante. Aveva degli ottimi risultati scolastici, ma
più importante, diciamo, delle sue caratteristiche come studente era la sua capacità di potersi connettere con le persone, quindi le sue capacità, se vogliamo chiamarle così, a livello sociale. Era estremamente estroverso e sembrava che tutte le persone che avessero a che fare con questo ragazzo ne erano sempre colpite. Sembra che riuscisse a stringere veramente amicizia con chiunque e se c'era qualcosa che lui voleva, riusciva sempre ad ottenerla. Le impressioni che lasciava però non erano sempre positive. Infatti, questo ragazzo entrava spesso in conflitto con degli insegnanti per il suo comportamento, perché non sembrava essere in grado di poter rispettare determinate regole. Sapete, le scuole giapponesi sono stracolme di regole, ne ho parlato anche in altri video, quindi se non state alle regole e non vi conformate con quello che la scuola si aspetta da voi, possono essere veramente problemi. E questa è proprio una delle condizioni che forse hanno portato questo ragazzo a iniziare a nutrire come una specie di odio nei confronti dei sistemi e delle norme. I professori ritenevano che questo suo comportamento era dovuto al fatto che fosse veramente pieno di vita e che quindi avesse come questo bisogno di esternare le proprie emozioni e quindi di svagarsi, e per questo motivo non riusciva a stare alle regole. In realtà scopriremo che dietro questa sua, diciamo, energia si nascondeva veramente una persona marcia e malata, perché non posso definirla in altro modo, lo scoprirete ben presto. L'uomo si sposò quando era ancora giovane, all'età di 19 anni, e da questa sua moglie ebbe un figlio. Tuttavia, non rimase fedele a lei per lungo tempo, anzi, si trovò nel giro di poco ben 10 amanti. Una di loro era Junko Ogata, che era un'insegnante di un asilo e tra l'altro era anche una vecchia compagna di classe dei tempi della scuola. I due iniziarono a frequentarsi in segreto nel 1999 e sembrava proprio che Futoshi amasse averla vicino a sé dal momento che sembrava veramente facile per lui riuscire a controllarla mentalmente ed anche fisicamente. E questa Junko, da una brillante donna in carriera, si trasformò nel fantasma di se stessa. E la cosa più terribile è che benché questo uomo la trattasse in modo veramente terribile, Junko non riusciva a liberarsi da lui, era come se fosse sotto un incantesimo. E tra l'altro Futoshi continuò a tenerla vicino, visto che le avrebbe promesso che un giorno avrebbe lasciato sua moglie e l'avrebbe sposata. Tuttavia c'era un grosso problema con la loro relazione. La madre di Junko infatti detestava Futoshi, dal momento che riteneva che questo Futoshi la trattasse malissimo e ha detto che non avrebbe mai approvato un loro possibile futuro matrimonio. L'uomo a forza entrò nella casa dove la ragazza Junko risiedeva con i suoi genitori e in qualche modo riuscì a convincerla a scappare con lui. L'uomo disse alla ragazza che aveva lasciato la sua moglie e che adesso non dovevano più vivere nell'ombra, che potevano gridare al mondo la loro relazione. E questa è stata proprio la frase che è riuscita a far convincere Junko ad andare a vivere con Futoshi. E ancora una volta Futoshi riuscì ad ottenere quello che bramava e il suo piano era stato portato al termine. Dovete sapere che comunque in Giappone, quando ci si vuole sposare, avere l'approvazione dei genitori era proprio uno dei requisiti fondamentali, specie in quegli anni, negli anni 80, per poter iniziare una relazione, quindi sposarsi. Quindi il fatto che questa Junko abbia scelto di seguire questo uomo a discapito dei suoi genitori la dice lunga, vuol dire che veramente questo Futoshi aveva un grandissimo potere, una forte influenza su questa ragazza per averla portata a compiere questa scelta. Nel 1985 Futoshi iniziò un business di antiquariato, assunse una serie di dipendenti. Quello che lui andò a fare a questi dipendenti era veramente assurdo, cioè per esempio si avvicinava loro magari dietro le spalle e gli dava degli elettroshock, cioè cose veramente pazzesche, sembrava come se non gliene fregasse nulla dei suoi dipendenti. E questo era perché in realtà questo suo business che lui aveva tirato su dal nulla altro non era che una copertura. Infatti Futoshi a 24 anni era riuscito a tirare su una somma come 180 milioni di yen, pari a quasi 2 milioni di euro, adesso non so il cambio preciso, ve lo metto qui, ed è riuscito a tirare su questa somma certamente non grazie al suo lavoro onesto in questo negozio d'antiquariato,
antiquariato, ma bensì riuscendo ad estorcere queste somme di denaro, utilizzando il suo carisma, le sue capacità comunicative, a delle persone anziane, minacciandole. La polizia finalmente nel 1992 scoprì quello che questo Futoshi stava facendo, aiutato anche dalla sua complice Junko, e per questo motivo cercò di arrestarlo. Prima che tuttavia la polizia riuscisse a prenderlo, i due si erano già dileguati. E ragazzi, comunque, Futoshi non era del tutto insolito a scappare, diciamo, da persone che volevano rincorrerlo. Infatti, già in passato lui era riuscito a scappare in più occasioni dalla Yakuza, che sarebbe la mafia giapponese. Quindi potete capire come scappare dalla polizia era forse più semplice che scappare da queste persone, appunto, della Yakuza. È stato poi nell'aprile del 1993, quando l'uomo era ancora in fuga, che incontrò una donna che aveva già tre figli nel Kita Kyushu, quindi a nord appunto del Kyushu. Questa donna si innamorò immediatamente di Futoshi. L'uomo, che comunque dovete sapere che questo Futoshi era un uomo molto affascinante, oltre che affascinante anche attraente, riuscì comunque a convincere questa donna che Junko altri non era che la sua sorella e non la donna di cui era innamorato. E per questo questa nuova donna che si era innamorata di lui scelse di lasciare il marito e andare a vivere con lui. E tra l'altro la cosa terribile è che questa donna, quando scappò insieme a questo uomo, si portò con sé i suoi tre figli. 5 mesi più tardi, uno di questi tre bambini perse la vita in circostanze che tutt'oggi rimangono misteriose. La custodia degli altri due bambini fu data al padre di questa donna e andarono a vivere con lui. Nel marzo del 1994, anche questa donna scomparve in circostanze misteriose. E tra l'altro, da questa relazione, durata 11 mesi, Futoshi riuscì ad ottenere una cifra come 12 milioni di yen. Non è mai stato provato che era il responsabile della morte di questa donna, tuttavia i sospetti sono molteplici. Qui è quando la storia ha iniziato a prendere una piega veramente oscura. La nuova vittima di Satoshi era un giovane padre di nome Kumio, che anche lui viveva nel Kita Kyushu. Kumio e Futoshi in poco tempo strinsero amicizia e Kumio iniziò a fidarsi di questo uomo, al punto di confessargli il suo più oscuro segreto, confessando che lui in realtà, Kumio, avesse un debito con degli uomini, diciamo, probabilmente facenti parte della Yakuza e che erano alla sua ricerca. Questo era un segreto che Kumio non aveva mai confessato a nessun'altra persona. E l'essersi fidato di Futoshi è stato il suo più grande errore. Futoshi, infatti, lo iniziò a minacciare dicendo che avrebbe detto a tutti del suo segreto se non avesse fatto esattamente quello che lui voleva. Futoshi disse che si sarebbe spostato nella casa di Kumio, una casa che in realtà Kumio stava condividendo con la sua figlia. Il nome della figlia di Kumio non è mai stato rivelato al pubblico, per questo motivo la chiameremo Tokumei, che vorrebbe dire esattamente anonima. Una volta che Junko e Futoshi si spostarono all'interno di questa abitazione, Tokumei e il padre Kumio furono praticamente prigionieri nella loro stessa casa. Kumio è stato legato e non riusciva a muoversi, e la figlia, Tokumei, è stata obbligata a fare al padre degli elettroshock e a torturarlo in vario modi, dandogli dei pugni o addirittura facendogli mangiare i propri escrementi. E se Kumio o Tomio, resistevano a queste, diciamo, torture, ad entrambi sarebbero state somministrate degli elettroshock. Padre e figlia sono stati messi con forza all'interno di una vasca da bagno completamente ghiacciata con dell'acqua freddissima e tra l'altro Junko continuava a versare dell'acqua fredda solamente per divertimento, sotto ovviamente richiesta di Futoshi. Queste torture continuarono per ben 2 anni. In tutto questo periodo né Tokumei né Tomio poterono mai lasciare questo appartamento. Kumio, il 26 febbraio del 1996, a soli 34 anni, morì per via di un elettroshock. E dovete sapere che questo elettroshock gli era stato dato proprio dalla sua figlia. E tra l'altro Futoshi disse a questa Tokumei che adesso era compito suo disfarsi del corpo del suo padre. Molti vicini si lamentarono dello strano odore provenire da quell'appartamento, tuttavia delle investigazioni non furono mai condotte. La cosa più terribile forse è che la ragazza Tokumei ha continuato a vivere insieme a Junko e questo Futoshi per ben 6 anni. In questi 6 anni, questa famiglia ha assunto il nome di Hashimoto, questo era il nome che si erano dati per coprire le loro vere identità.
Quindi Junko e Futoshi erano una coppia, diciamo, in questa famiglia, e Tokume era la loro figlia. E benché a Junko era stata data la possibilità di uscire di casa anche da sola, dal momento che ormai era talmente soggiogata dal potere di Futoshi che non sarebbe mai scappata, alla figlia non fu alla figlia, se vogliamo chiamarla così, a Tokumei, non fu mai permesso di lasciare l'appartamento da sola. E ora che Futoshi aveva due donne praticamente schiave nella sua abitazione, era pronto per reclutare una nuova vittima, che anche lei finì per innamorarsi di Futoshi. Futoshi riuscì a convincere questa donna del fatto che Junko altri non era che la sua sorella e che entrambi si erano laureati nella prestigiosa Università di Kyoto. Riuscì in pochissimo tempo a ottenere la fiducia di questa donna, alla quale fece la promessa di sposarla di lì a poco. Anche se in realtà l'uomo non aveva nessuna intenzione di sposarla, ma riuscì in ogni caso a convincerla a donargli ben 5 milioni e mezzo di yen. Costrinse anche questa donna e la sua figlia, la nuova figlia, la figlia insomma di questa nuova donna, a vivere con loro. Anche qui il comportamento che questo Futoshi impose a queste donne era veramente terribile e le hanno praticamente costrette a fare delle cose che non riesco nemmeno a nominare in questo video. Dopo mesi e mesi di torture, la donna riuscì finalmente a scappare da questo uomo nel marzo del 1996, saltando fuori dalla finestra del secondo piano. Tuttavia, quando la polizia arrivò a questo appartamento, Junko Tokumei e Futoshi erano completamente spariti. E so che qui la storia ha già assunto dei toni veramente oscuri, ma da qui in poi la storia prenderà una piega ancora più cupa. Perché potete capire come tutte queste azioni che Futoshi ha compiuto non hanno avuto conseguenza. Quindi queste sono state come motivo per l'uomo di continuare a comportarsi in questo modo, dal momento che in realtà lui di fatto non aveva mai ucciso nessuno. Lui aveva solo usato la sua influenza, il suo fascino, per far sì che le sue vittime, quindi questa Junko piuttosto che Tokumei, si macchiassero di queste azioni, mentre lui aveva solamente messo l'idea, la pulce, nella loro mente. Quindi nella sua testa questo suo comportamento non era perseguibile dalla legge. Cioè, capite la mente malata di questo uomo? Nello stesso momento Junko sembrava avere dei ripensamenti su Futoshi. Sembrava come se finalmente la donna si fosse risvegliata da questo incantesimo che la teneva sotto il potere di questo uomo. Si era resa conto che forse tutte queste azioni che quest'uomo l'aveva costretta a fare non erano del tutto innocenti e per questo motivo tentò di scappare da questo uomo e ci riuscì nell'aprile del 1997. La donna uscì per andare al lavoro e non tornò mai più a casa. La donna era finalmente libera. Futoshi, come potrete immaginare, non era felice di questa sua scelta, anzi avrebbe fatto di tutto per poterla riavere con sé. Dopotutto, nella sua mente, lei altro non era che una sua proprietà, un suo burattino che per anni aveva manipolato. Futoshi tentò di contattare la madre di questa ragazza, che ovviamente si rifiutò di rivelare la posizione dove si trovava la figlia. Come sapete, vi ho detto all'inizio del video, la madre di questa Junko detestava categoricamente questo Futoshi, dal momento che riteneva, come giustamente poi si è rivelato, che questo Futoshi la trattasse troppo male. Futoshi aveva anche minacciato la donna di rivelare alla polizia che la figlia era una criminale che aveva ucciso delle persone e che se la madre non avesse rivelato la posizione della figlia, l'avrebbe denunciata alla polizia. L'uomo cercò in tutti i modi di convincere la madre di Junko a farsi rivelare la posizione dove si trovava la figlia, tuttavia la madre era irremovibile, non avrebbe mai detto all'uomo dove si trovava la ragazza. Satoshi fu costretto quindi a organizzare un'elaborata trappola per riuscire a ritrovare Junko. L'uomo arrivò persino a inscenare la propria morte. E ci fu addirittura un finto funerale. Questo fu abbastanza per Junko per convincersi che l'uomo era morto e per questo motivo scelse finalmente di tornare a ricongiungersi con i suoi genitori. Tuttavia, quando Junko arrivò alla casa dei genitori, ci fu una sorpresa ad attenderla. Infatti, nel giro di poco, alla porta bussò un uomo familiare. Era proprio Futoshi assieme a Tokumei. Voi potete immaginare lo shock della famiglia e soprattutto di Junko. Erano talmente disperati che erano disposti persino a dare all'uomo 63 milioni di yen per far sì che l'uomo non tornasse più
a perseguitare la figlia e questa famiglia. L'uomo prese la somma di denaro, tuttavia si rifiutò categoricamente di lasciare questa famiglia in pace, anzi si spostò a vivere all'interno dell'abitazione, dove utilizzò ancora una volta le sue capacità di manipolare le persone, costringendo questa famiglia a vivere di nuovo imprigionata all'interno della loro casa. In questa casa c'erano Junko, i suoi genitori, che si chiamavano Shizumi e Takashige, la sorella Reiko, il marito della sorella e i loro bambini, Aya e Yuki, e ovviamente Tokumei, di cui abbiamo parlato all'inizio. E praticamente li teneva come chiusi in gabbia e rifiutava a chiunque di lasciare questa dimora. Ma quello che l'uomo riuscì a fare all'interno di questa casa è assolutamente assurdo. Per qualche motivo era come se, benché tutti fossero all'interno di questa abitazione, perché molti di voi si chiederanno: ma com'è possibile che tutte queste persone non sono riuscite in qualche modo a ribellarsi? E non so se c'era una specie di sindrome di Stoccolma o che cosa era successo, ma era come se tutti erano rimasti soggiogati da questo uomo e in qualche modo erano d'accordo nel vivere in questa situazione. In ogni caso, Futoshi riuscì veramente a avere la fiducia di tutta questa famiglia. Tra l'altro Reiko e suo marito vedevano questo Futoshi come una specie di luce guida, una specie di salvatore. Tra l'altro dovete sapere che Futoshi era anche riuscito a andare a letto con Reiko, non all'insaputa del marito, che era infatti d'accordo, dal momento che era praticamente sotto il controllo di questo uomo mentalmente. Futoshi era come diventato il capo, diciamo, della sua setta privata. Tuttavia, una volta che i liquidi all'interno dei vari conti bancari di questa famiglia erano terminati, Futoshi utilizzò la tecnica che utilizzò già in passato e quindi doveva disfarsi di questa famiglia, perché per lui era diventata solamente un peso. Il 21 dicembre di quell'anno, mesi e mesi dopo che la famiglia era rimasta comunque chiusa in questa casa, Futoshi decise che il padre di Junko, ormai 61 anni, aveva concluso il suo ciclo vitale e quindi secondo lui non c'era più motivo per rimanere in questo mondo. Futoshi tuttavia non voleva macchiarsi le sue mani con del sangue e per questo riuscì a convincere Junko, la figlia di questo uomo, a disfarsi di lui. Il padre fu legato e Junko gli somministrò degli elettroshock fino a fargli perdere la vita. Futoshi guardò l'intera scena con uno strano piacere. La moglie Shizumi, in seguito alla perdita del marito, aveva iniziato praticamente a uscire di testa. Era come se parlasse da sola, sentiva delle strane voci all'interno della propria mente e per questo motivo Futoshi ordinò alla sorella di Junko, Reiko, e al marito di far fuori la madre di Junko e Reiko. Alcune settimane dopo che Reiko era stata fatta fuori, fu ordinato a Kazuya, il marito di Reiko, di far fuori la propria moglie. Subito dopo, Junko e Futoshi rinchiusero Kazuya all'interno del bagno dell'abitazione senza lasciarlo uscire. L'uomo morì di fame all'interno di questo bagno. Successivamente a Junko fu ordinato di somministrare dell'elettroshock a Yuki e successivamente anche strangolare Aya. Nel giro veramente di pochissimi mesi l'intera famiglia era stata sterminata e nuovamente ci ritrovavamo nel triangolo che avevamo visto all'inizio, quindi Futoshi, Junko e Tokumei. Ancora una volta Futoshi riuscì a disfarsi dei corpi di questa intera famiglia senza essere mai stato scoperto e tra l'altro era riuscito anche a rubare gli interi guadagni di questa famiglia senza avere nessun tipo di ripercussione. Futoshi si sentiva assolutamente invincibile. E solamente il 20 gennaio del 2002 finalmente Tokumei, la ragazza che ormai era rimasta, diciamo, intrappolata all'interno di questa famiglia malata per 8 anni, era riuscita in qualche modo a scappare. Tuttavia, la donna fu catturata mentre stava scappando e fu ricondotta nell'appartamento dove venne severamente punita. Il 6 marzo, tuttavia, Tokumi riuscì a scappare nuovamente e questa volta non fu catturata da Junko e Futoshi. La giovane Tokumei, che adesso aveva 17 anni, all'inizio ne aveva 9, quindi da 9 a 17 era rimasta all'interno di questa abitazione, era riuscita a scappare e subito si diresse alla polizia, dove raccontò tutto quello che la ragazza aveva vissuto.
Junko e Futoshi furono arrestati il giorno successivo. Benché la ragazza Tokumei era praticamente coinvolta, poteva essere vista come una complice, a lei non fu data nessuna pena, dal momento che comunque era troppo giovane quando era stata messa di fronte a una realtà che era troppo difficile per lei, quindi ovviamente non si rendeva conto di quello che stava facendo. Tutto quello che aveva fatto lo aveva fatto perché era stata costretta da Futoshi a comportarsi in questo modo. E soprattutto è stato proprio grazie a lei che Junko e Futoshi furono arrestati. Mentre Junko, benché anche lei si era comportata in questo modo sotto l'influenza di Futoshi, fu comunque condannata dal momento che quando lei aveva iniziato a commettere tutta questa serie di azioni non era assolutamente una giovane bambina come lo poteva essere questa Tokumei, anzi era un'adulta e doveva rendersi conto di quello che stava facendo. E dopo tutto avrebbe potuto in qualsiasi momento dire quello che Futoshi stava facendo mentre rimase in silenzio, vi ricordate quando aveva cercato di scappare da lui? In ogni caso, Junko confessò tutto quello che aveva fatto in tutti questi anni che era rimasta con questo uomo. Dall'altra parte, invece, Futoshi negò tutto il suo coinvolgimento in tutta questa serie di omicidio, dicendo che lui non aveva mai fatto male a nessuno. Io ho visto parte del processo che era disponibile online, c'erano anche delle registrazioni. È veramente assurdo, cioè veramente. Anche ascoltandolo è come se ha questo potere sulle persone. Ci sono di quelle persone che riescono veramente a farti credere qualsiasi cosa. Tuttavia, benché nessuno dei corpi fu mai stato ritrovato, la testimonianza di Junko e Tokumei furono abbastanza per poterlo condannare, e posso dire per fortuna. Fu condannato infatti per l'assassinio di Reiko Kazuya, i genitori di Junko e anche i figli di Reiko e Kazuya. E era anche sospettato di aver preso la vita a quella donna che avevo parlato all'inizio, vi ricordate quella che aveva 3 figli, e di uno dei loro 3 bambini. Il 28 settembre del 2015 entrambe, Futoshi e Junko, furono reputati colpevoli di tutte le accuse. Entrambi furono condannati alla pena di morte. Tuttavia, nel 2017 la sentenza di Junko è stata ridotta all'ergastolo anziché la pena di morte, mentre per Futoshi la sentenza rimase quella di pena di morte per impiccagione, dal momento che era la mente criminale che aveva orchestrato tutta questa serie di omicidi. Tra l'altro, il giudice lo ha definito una persona veramente spregevole e veramente. Questo è uno dei casi più terribili di tutta la storia dei crimini in Giappone. L'esecuzione non è ancora avvenuta, in questo momento Futoshi si trova ancora in carcere nel braccio della morte in attesa di questa impiccagione. Scopriremo in futuro se ci saranno novità. In ogni caso, scrivetemi nei commenti anche voi che cosa ne pensate della pena di morte. Sono veramente curioso di sapere la vostra opinione in merito a questo caso, ma in generale se secondo voi è etico o meno dare a assassini di questo calibro una via di fuga quale la pena di morte, perché io non lo so se è veramente la soluzione migliore. Chiedo a voi e voglio saperlo qui sotto nei commenti. In ogni caso, parlando adesso di Tokumei, a lei è stata data una nuova occasione, diciamo, di ricostruirsi una vita e sembra che, a detta dei suoi amici, sia cresciuta e sia diventata una ragazza felice, benché avesse queste tristi memorie alle sue spalle. Spesso, tuttavia, ripensa alle persone che sono state coinvolte nella sua vita quando viveva reclusa sotto il potere di Futoshi, e ha detto che comunque non vede l'ora che finalmente Futoshi vada incontro al suo destino perché vuole essere libera. Ragazzi, questa era la storia di oggi, una storia estremamente cupa, triste e terribile. Sono davvero curiosissimo di sapere la vostra opinione in merito a questo caso e vi ringrazio veramente tantissimo per aver scelto di vedere questo video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!